Bella gente, oggi siamo qui in un nuovo video di Minecraft. Oggi siamo nella Horcraft e facciamo come vi ho scritto su Telegram. Se non avete visto, vi invito ad andare qua sotto in descrizione e troverete il link del gruppo Telegram. Quindi se volete ricevere tutte le notifiche, oltre a attivare la campanellina e iscrivervi al canale, vi consiglio di andare nel gruppo Telegram o magari anche Instagram se volete anche qualche ho detto, vabbè, e se volete qualche altra informazione un po' più diversa, non a tema per forza sul canale. Comunque ragazzi, oggi siamo qui nella Horcraft, il primo video che registro della Horcraft in primavera, quindi wow, yeah. E oggi voglio fare qualcosa a tema primavera. Ho paura del compimento di questa cosa, anche perché avrò bisogno di lana che al momento non ho. Vi dico subito che sono già stressato, che sta giornata è iniziata malissimo, mi sveglio tardi e la cosa non mi va bene. Oggi sono le vacanze di Pasqua, mi sveglio tardi, mi fa schifo sta cosa. Sono abituato a svegliarmi alle 6, mi sono svegliato alle 9:20, ecco, ci siamo capiti. Poi gioco mezz'ora a FIFA, faccio due partite, le perdo a caso. E poi che altro c'era? Ah, guardo su YouTube il video che ho caricato ieri, ha 6 visualizzazioni, eccitante, di cui 3 sono mie, quindi diciamo che sono proprio gasatissimo. E vabbè, diciamo che non ci penso perché se no mi viene mal di stomaco. E guardi, e facciamo questa cosa che ho, di oggi. Quello che volevo fare oggi è una specie di fiore che portava, cioè volevo fare un fiore e questo fiore portava a un passaggio segreto. Piccolo, semplice, inutile, però diciamo volevo fare una roba un po' così, questo passaggio segreto con un pistone appiccicoso. Teoricamente dovrei averle le slime ball, se non ce l'ho mi arrabbio, non vedo l'ora. E scala 1.13 perché non ne posso più di non usare la replay mod, non fare cose fighe, dilagare di ste cose, non ne posso più. E poi vorrei i drone, delle barche, tutta quella roba là. Ah, su YouTube non l'avevo ancora detto. Vi ricordate l'ultimo episodio, quello che si chiamava Tartaruga Punto? Ecco, andiamo a salutare la nostra tartaruga, perché mi sembra giusto salutarla. E guardiamo un po' in giro. Ah, dov'è la tartaruga? Di solito stava qui sopra, magari è qua sotto, mi ha pure avvelenato il pufferfish. Ah, tartaruga, dove sei? Perché non la trovo? Dov'è la tartaruga? Ah, sai perché? Forse perché è despawnata. Esattamente, avete capito bene, è despawnata. E quindi, ecco, non vedrete un video su una tartaruga per i prossimi 2 mesi, a parte Minecraft Vanilla, ma conoscendomi, farò uscire quel video che vado a prendere la tartaruga in Minecraft Vanilla fra qualche mese, quindi siamo tranquilli. Rendetevi conto che mercoledì uscirà la vanilla dopo tanto tempo e quel video l'ho registrato il 1° gennaio 2018, quindi dai, rendiamoci conto. Se qui vi chiedete che cos'è questa Buried Treasure Map, ecco, andate nel video di Dan in descrizione e troverete risposta. Ho bisogno di lana verde, di concrete verde, di lana rossa e di concrete rossa. Vediamo quanta lana ho. 9 pezzi. 9 pezzi non ci faccio manco il gambo, forse sì. I coloranti dove li ho messi? Allora, colorante rosso è un problema, colorante verde è un big problema. Non so come si facciano nessuno dei due, quindi dai. Ok, allora, devo mettere a cuocere dei cactus e usare la bone meal all'interno del cactus. Immagino che voi abbiate capito tutto. Abbiamo bone meal, non lo so. Sì, ce l'abbiamo. Comunque abbiamo ovviamente, cioè io ho uno spawner di scheletri, poi ci sono il mob grinder e tutto di GC. Io non ho neanche una fornace. Le uniche fornaci che ho sono qui, solo che una c'ha 34 cosi, l'altra ne ha 13. Adesso mi spiegate per quale motivo non cuoce il cactus? Allora ragazzi, allora, io sono su YouTube, ho scritto colorante verde crafting. Ovviamente non ho scritto verde lime, ho scritto verde e basta. Perché ho pensato che mi facesse vedere il lime. Però mi fa vedere tutte e due. Da una parte c'è quello verde lime e dall'altra c'è il verde cactus. Io
C'ho due immagini, una però fa vedere che c'è dentro la fornace il carbone con del cactus, come qui. Ma non va, quindi sto snapshot è una merda, pure lo snapshot. Quindi non posso fare il video di oggi, quindi non posso fare una merda. Sta giornata fa schifo, non so se ve ne siete resi conto. Che facciamo? Avevo progettato una bella idea carina con la redstone, anche per la primavera, invece no. Invece non manco quella riesco a fare. Cioè, io dico che... Allora, sai che facciamo? Ci facciamo un bel campo di Nether World. Passiamo da una roba di redstone a un campo di Netherrack. Se sto video non raggiunge almeno 5 like, perché ormai chiederne 8 è difficile. Se non raggiunge neanche 5 like, mi taglio una vertebra. Non so manco cos'è una vertebra. Ok, forse lo so, è tipo quella roba della schiena. Cioè, volevo fare un fiore, già che mi fanno schifo. Una volta che, cioè, proprio farvi odiare, siete bravi i fiori. Ecco, qui capita forse un problema, che ci andiamo a scontrare con una farm. No, prima ho visto uno stone brick e allora... Ah, da sta parte. Lì c'è un magma block. Lo metto anche di qua. Ragazzi, il campo di Netherrack inizialmente è pronto, lo faremo più lungo. Io di sta roba ne ho bisogno, anche perché più avanti c'è, cioè, dai, le pozioni inizieranno a servirmi per la battaglia magari contro l'Ender Dragon o contro il Wither. Non penso che siano così, dai, lontane. Quindi diciamo che per il momento, ragazzi, direi che è fatta. Prendo magma block, stone brick e roba varia. Lana può morire di una malattia ancora sconosciuta tranquillamente, tanto non me ne frega niente. Allora, qui c'è sto coso che ha una forma un po' ambigua da riprodurre, perché sennò non siamo simmetrici. Quindi forme ambigue time. Poi mettiamoci sopra le torce per fare la luce uguale. Poi spacchiamolo. E ecco qua, piccolo segreto: se illuminate il magma block viene una cosa figa. Solo che ovviamente io lo devo far così. Quindi cosa figa, un corno. Questi sono i classici episodi felici in cui daresti un'arena. Un'arena sembra un pesce estinto, un'arena. Ah no, una e poi rena, non un'arena. Vabbè, lasciamo stare, non devo più parlare. Che le meglio. Questo video raggiunge 2 like e tanto. Oltre al fatto che il mio canale è molto attivo, intendo che un video così, non lo so dove lo trovate, un campo di grano minuscolo, che non è manco grano. Qui vorrei fare sta cosa, ma... Cioè, vorrei usare i magma block qui, ma non... Se li uso, ragazzi, viene una merda, quindi... Cioè, non è che viene una merda, magari viene anche bene, solo che camminare qua sopra mi brucio tutti i piedi, quindi eviterei. Mettiamoci un po' di cracked stone brick abbastanza casualmente. Poi l'entrata la farò carina e coccolosa io off camera. Sapete, adesso mi potrebbe venire una malattia cardiointestinale, quindi evito. Io qua ovviamente vado a distruggere il muro dell'altra cosa, ma poco mi importa, non può andare peggio di così, quindi tutto a posto. Ed eccola qui, la stanza più bella della vita. Ragazzi, il video peggiore del mio canale è finito, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, non vi chiedo neanche di lasciarmi like. Bella.